Allora, vediamo un po'. Come ordinare un polinomio? Naturalmente non stiamo ordinando a base. Come si ordina un polinomio? Vediamo questo polinomio qua. 5 meno 3x quadro più 2x più x al cubo. Allora, si ordina secondo una lettera, da sinistra a destra, partendo dall'esponente più alto, cioè sposto i termini del polinomio, abbiamo visto prima quali erano i termini, li sposto in modo tale che all'inizio ho, se io voglio ordinare, in questo caso c'è solo la x, ordino per x, all'inizio metto quello con l'esponente più alto. Cos'è l'esponente più alto? X alla terza. E poi scendo, meno 3x alla seconda, vi ricordo che il segno di questo termine è meno, 2x, x alla 1, vedete, x alla terza, x alla seconda, x alla 1, e poi il termine dopo, 5, che va messo in fondo. In questo caso, vedete, il polinomio è ordinato. Se sono presenti tutti gli esponenti per quella lettera, dal più alto allo 0, il polinomio si dice completo per quella lettera. Cioè, guardate, x alla terza, vedete, parto da x alla terza, l'ho ordinato e mi chiedo, ma è anche completo? Devono esserci tutti gli esponenti di x partendo dal 3, x alla terza, fino allo 0. X alla seconda c'è, x alla 1 c'è, x alla 0, termine noto, c'è. Quindi questo è ordinato e completo. Andiamo a vedere questo polinomio qui adesso. A alla quarta più 2a meno 3 alla terza meno 2. Lo ordiniamo. A alla quarta meno 3 alla terza più 2a meno 2. L'abbiamo ordinato perché va dal più grande fino a 0. Ma è completo? No. Perché? Perché manca il termine di a alla seconda. Vedete che non c'è. Quindi non è completo. Di che grado è, Claudia, questo polinomio qua? Di terzo grado. Di terzo grado, perché devo prendere quello di più alto grado. Tutto bene? Non avete dato una cappucciata. Allora, prendo quello di più alto grado, vedete, 3. Quindi il polinomio di terzo grado. Di che grado è, Thomas, questo polinomio? Quarto grado. Quarto grado, perfetto. Attenti, una cosa un po' così. A alla terza B più 5A meno 2B alla seconda più A alla quarta B alla quarta meno A alla seconda. Ordinare, ordiniamolo per A. Lo ordiniamo per A. Quindi cosa prendo, ragazzi? Prendo quello, questo, scusate, non facciamo via la terza, mi spiace, scusate, via la terza. Allora, prendo questo qui, A alla quarta, vedete, via la terza, è il primo. Poi prenderò questo qua, più A alla terza B, poi prenderò questo qua, meno 2B alla seconda, meno A alla seconda, prendo questo, sto ordinando per A, non per B, meno A alla seconda, ok? Adesso devo trovare uno A alla 1, quello qua, più 5A, e A alla 0. Dov'è A alla 0? Meno 2B alla seconda. Non è il termine noto, ma è sempre A alla 0. È ordinato per A? Sì. È completo per A? È completo? Sì. Sì, è completo per A, vedete? Di che grado è questo polinomio? Di 4. No. Di che grado è? Dovete andare a vedere. Il primo? No. Sta. 7. Perché voi dovete andare a prendere quello di più alto grado. Il più alto grado è questo, 4 più 3, 7. Questo polinomio qui è di settimo grado, e quindi il polinomio di settimo grado. Ordiniamo per B. Cosa devo andare a prendere? Devo andare a prendere questo, alla quarta, B alla terza. Perché questo sto ordinando per B, eh? Alla quarta, B alla terza. Meno 2B alla seconda.
perché devo prendere quello alla seconda, meno 2b alla seconda, poi che cosa abbiamo? Più alla terza b, più alla terza b, e poi ho 5a meno alla seconda, questi posso metterli come voglio, tanto è b alla 0, quindi abbiamo meno alla seconda più 5a. È ordinato, arrivo un attimo, è ordinato per b? Sì. È completo per b? Sì. 3, 2, 1, 0.